fottuta! Con un solo cantoccio ti sparo una ricolla e ti spacco noi! Di cantotti d'insalata, proprio ora carne va, sulla pistola mano mai parata, finissati gli sparà, un bello di Samira e Satalia, e la canna, la pistola va liscia, la tocca poi la gira d'anturia, Luca Toccio poi ci fila, ma ci chi succederà? Speriamo chi ci ammuscia e non ci spara, sta scoperta una maiara, ma di via non sparare. Capisci, proprio il mio West, presto capi il mio West finirà. Ma se tu vuoi sparare, va, va, la canna metti la maturità. Thank you.
Amici telespettatori, buonasera da Salvatore Albamonte, Carnevale Termitano 1994, il carnevale più antico di Sicilia apre i battenti con la pioggia. Da qualche minuto è venuta fuori della pioggia nella nostra città, speriamo che non impedisca la riuscita di questa manifestazione, una delle più antiche di Sicilia, il Carnevale Termitano che apre i battenti oggi in questa domenica di febbraio, targata 13 febbraio 1994. Ritorna alle origini, si ritorna in corso Umberto e Margherita, dalle poste è iniziata da qualche istante la sfilata, vi vedete inquadrate le maggiorette che aprono il corteo del Carnevale Termitano che, ripeto a dire, apre i battenti dalle poste per allungandosi per la via di Corso Umberto e Margherita, sempre qui a Termini Imerese Bassa. Tanta folla, tanta gente, come vedete dalle immagini, ma ripeto, da un paio di minuti è venuta fuori la pioggia, fino a qualche ora fa c'era il sole, adesso la pioggia, speriamo che non guasti quella che è la festa del Carnevale Termitano. Inquadrate le maggiorette, poi nell'andare andremo a parlare dei carri di questo carnevale, dei carri allegorici che oggi sono i protagonisti. Nei giorni scorsi i veri e propri protagonisti sono stati le maschere del Carnevale Termitano, un anno Cananna, che hanno dato vita alla loro presenza nelle scuole termitane, lo daranno anche domani lunedì nell'ultimo giorno, ma nei giorni scorsi, come dicevo, sono stati loro i protagonisti. Ieri pomeriggio poi la sfilata dei gruppi appiedati a Termini Bassi e adesso protagonisti i carri allegorici insieme naturalmente anche ai gruppi appiedati. Continua a piovere e la pioggia si fa sempre più insistente, speriamo che, ripeto, non disturbi. Vediamo dei gruppi appiedati. Io sin da adesso mi scuso con tutti voi se sbaglierò magari il nome dei gruppi o a descrivervi qualche carro, ma il materiale che è fornito da quello che ho per l'appunto il mio possesso è poco. Questo è il gruppo dei maggioretti della città di Ribera che sono presenti quest'anno ad aprire la sfilata dei carri allegorici a Termini Bassa. Operatore di ripresa da questa posizione di Corso Umberto Margherita è Carmelo Messina, il tecnico audio è Leonardo Rubino, a commentarvi Salvatore Albamonte. Abbiamo visto la banda delle maggiorette, adesso vediamo il gruppo dell'ADPS di Termini Imerese che quest'anno ha voluto cambiare dalle siringhe, dalle medicine, il gruppo che rappresentava l'anno scorso, ai baci Perugina. Vedete la macchina e anche adesso i ragazzi che compongono il gruppo dei baci Perugina.
Ecco, il nostro operatore sulle immagini del carro. È il carro La Vecchia Sicilia, ripeto, di Anello Ignazio. Ci sono due cavalli che è il carro fiorito, in poche parole, che ogni anno lo vedremo più dettagliatamente. Sopra il carro c'è Anello Ignazio che capeggia il carro fiorito. La Vecchia Sicilia. Piove purtroppo. Vediamo inquadrato adesso il secondo carro, si chiama Volate con noi sulle ali della fantasia, capogruppo Giuca Mario, collaboratori Piano Michele, Giuca Nunzia, Giuca Piero, Giuca Giuseppe, Giuca Angelo, Giuca Caterina, Lubetti Guglielmo, La Bua Tommaso, Ferrito Carmelo, Rini Concetta, Piano Cettina e Lubetto Giuse. Parliamo un attimo di questo carro, che è il secondo a transitare. Volate con noi sulle ali della fantasia, capogruppo Giuca Mario. Entriamo con le immagini sul gruppo appedato che anticipa che il terzo carro, La Bella e la Bestia, capogruppo Bisesi Giuseppe, collaboratori Sansone Giuseppe, Battaglia Agostino, Cassar Giuseppe, Spallino Agostino e Mastro Girolamo. Sul terzo carro abbiamo ancora due paroline da dire. Secondo l'opinione del signor Bisesi, che è il capogruppo, il carro allegorico La Bella e la Bestia sarebbe il più grande e ritrae i personaggi della favola. Ripeto, siamo a Termini Bassa alle 16:20, insieme alla pioggia sfila il carnevale termitano 1994. Ripeto, a dire martedì a Termini Alta, per la prima volta la nostra emittente trasmetterà il carnevale termitano in diretta a partire dalle ore 15. La Bella e la Bestia, il titolo del carro che vedete inquadrato, capeggiato da Bisesi Giuseppe. Con le immagini siamo già sul quarto carro, che è quello di Islam, capeggiato da Vega Giuseppe, collaboratore Gallina Calogero, Bisesi Giovanni, Sarraino Salvatore, Minello Gaetano, Michele Balsamo,
Gallina Salvatore, Gianluca Balsamo, Bisesi Emilio, Mitello, Quintilio e Bisesi Antonino hanno collaborato a questo carro che vedete nelle immagini, Disneyland, capeggiato da Vega Giuseppe. Siamo sul carro Disneyland, il quarto carro che transita insieme alla pioggia in Corso Umberto e Margherita, qui a Termini Imerese, il carro Disneyland. Il gruppo Appiedato, naturalmente, che abbiamo visto nelle immagini. Carri un po' più piccoli rispetto alle altre edizioni, ma un carnevale come abbiamo già avuto modo di parlarne nei nostri programmi sul carnevale, la crisi di governo, i problemi, il commissariamento e tanti altri problemi hanno portato purtroppo l'organizzazione a invitare i carristi a realizzare carri meno costosi. Siamo su Disneyland, il carro è transitato come il quarto carro, capeggiato da Vega Giuseppe. Vedete, attaccati proprio al carro di Disneyland, già c'è l'altro gruppo Appiedato con l'altro carro, e il quinto carro, e arrivò il genio. Il quinto carro gli è proprio attaccato al quarto e arrivò il genio, capeggiato da Bivacqua Pino. Collaboratori sono Arcodi Asaro, Gian Lombardo Margherita, Gian Lombardo Mirella, Catalano Angelo, Perdichizzi Sandra, Vaganti Gino, Città Giuseppe, John Settecasi, Caruana Francesco e Testa Nicola. Carro numero 5. È il quinto carro che transita da Corso Umberto e Margherita, capeggiato da Bivacqua Pino. Da Corso Umberto e Margherita, ripeto, a beneficio di coloro che si fossero messi soltanto adesso alla visione e all'ascolto, il carnevale termitano Termini Imerese che sta transitando ormai da più di mezz'ora. Siamo già al quinto carro, è arrivato il genio, ne hanno transitato 5, tra poco il sesto, l'ultimo, quello di un anno calando. Ma per ora siamo sul quinto. Carnevale termitano quest'anno a Termini Basso insieme alla pioggia che si è resa anch'essa protagonista.
e siamo al sesto e ultimo carro che transita per la prima volta da Corso Umberto e Margherita. Un carro, un anno, caranna Rurumila, è il titolo del carro, realizzato dal capogruppo Scalisi Michele, in collaborazione con Caruana Emanuele, Piscitello Giuseppe, Lo Bianco Mariella e Scalisi Maria. Un anno caranna che non vediamo purtroppo sul carro, non sappiamo cosa sia successo. È il carro di un anno caranna, Rurumila. Non vediamo però un anno caranna, non sappiamo dove sono. Speriamo che non si siano spaventati dell'acqua. Ci dicono in questi istanti che forse la pioggia non ha permesso a un anno caranna con le loro tipiche e tradizionali maschere di salire sul carro, e quindi hanno preferito andarci dopo per non rovinare le maschere, così mi sembra di aver capito dal capogruppo Scalisi Michele, che ci ha fatto segnale che per la pioggia non ci sono. Prego di inquadrare il carro ad un anno caranna al nostro operatore, se è possibile, l'abbiamo visto poco fa. Quindi abbiamo capito dal capogruppo Scalisi che il nanno caranna non c'è e non ci sono perché hanno avuto paura della pioggia. In che senso? Perché hanno avuto le loro maschere se rovinassero, quindi hanno preferito rimandare la loro presenza. Allora, ritorniamo alle 16.33 e stanno ritornando dopo aver fatto il giro da via San Francesco Severo, quindi dalla parrocchia, stanno ritornando in senso inverso adesso alla Corso Umberto e Margherita. In parole poche, si ritorna al vecchio percorso che tradizionalmente si faceva nel Carnevale Termitano dopo un paio di anni in Piazza Marina. Transita di nuovo il gruppo Appietato, che adesso ritornerà in Piazza delle Poste per poi continuare a fare giri, tempo permettendo, organizzazione naturalmente permettendo. Lasceremo più spazio adesso alle immagini, dopo aver presentato i carri poco fa. Ogni tanto magari vi ricorderò il nome del carro. Quindi parole, visione soprattutto alle immagini. Thank you.
tanta folla che c'è in Corso Umberto e Margherita, visto che per il momento non piove più, sembra riapparsa la gente che era ricorsa ai balconi per ripararsi dalla pioggia, adesso sembra essere ritornata a fare la cornice al carnevale, ai carri, e ritornano ancora una volta in Corso Umberto e Margherita. Come vedete le immagini, il gruppo dell'ADVS che quest'anno hanno voluto fare il gruppo appedato con i baci perugino. Un carro che ha portato nel transitare, lo vediamo per Sicilia di Anello Ignazio. Io vorrei concludere questo mio commento da Corso Umberto e Margherita per dare spazio alle immagini, alla musica, che sono i protagonisti sicuramente in assoluto del carnevale. Dopo averli presentato e farveli vedere nel primo passaggio, preferisco lasciarvi alle immagini, alla musica che fa da cornice al carnevale. Direi che questo primo commento può bastare. Ripeto, dire, abbiamo visto transitare i carri da Corso Umberto e Margherita insieme alla pioggia, insieme alla tanta gente che ha fatto da cornice. Non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto prestato. Vi lascerò tra poco le immagini che continueranno ancora per questo carnevale, per questo primo appuntamento a Termini Bassa con la stellata dei carri allegorici, e vi do appuntamento a domani per la visita nelle scuole dei Nanni con Anna, e poi nel pomeriggio la sfilata dei gruppi appedati, e poi martedì la conclusione con la sfilata dei carri allegorici, dei gruppi appedati e premiazione, quindi il tutto per la serata conclusiva, la giornata conclusiva del carnevale termitano. Ripeto, dire, martedì per la prima volta in esclusiva Telespazio Media trasmetterà in diretta il carnevale termitano a partire dalle ore 15. È tutto da Salvatore Albamonte, ringrazio la troppa esterna 1 di Telespazio Media, guidata da Carmelo Messina, Leonardo Rubino. Appuntamento da parte mia per il commento a martedì pomeriggio. Grazie e buona serata.
cercare. Thank you.
Girati, amore, girati, guarda, va. Non devi Palermo, eh? No. Che sei bella. Thank you.
Yeah!
Thank you.
Thank you.
che si occupa anche di protezione civile, quindi chiunque vuole partecipare al gruppo di protezione civile può rivolgersi verso questa associazione. Facciamo un applauso a questi ragazzi che sono veramente prodigati per fare questi bei costumi. Radio Cacamo Centrale. Bravissimo, un applauso, forza, un applauso, su, le mani su, dai, così, bene. Allora, c'è l'arte di Noè, composta da? ECAP, scuola ECAP, benissimo, un applauso, siamo applauso all'ECAP. Siamo pronti? Oh,
Thank you.
attenzione, una comunicazione molto importante. C'è... bellissimo gruppo e prima di tutti i costruttori che hanno fatto miracoli per poter fare in brevissimo tempo e con fondi veramente esigui dei carri non meravigliosi ma dei carri onorevoli, giusti e belli sia per il tempo che c'era sia anche per le possibilità, dicevo, e quindi un ringraziamento va a loro, un ringraziamento a tutti
i cittadini che hanno trasmesso attraverso i gruppi appiedati, che hanno dato vita a questo carnevale con la gioventù che è vicina a noi e che quindi ci serve da sprone e ci serve per tramandare questa fiaccola a coloro che seguiranno dopo di noi. È giusto anche ringraziare i componenti della commissione straordinaria che sono stati vicini alla Prologo per poter quindi fare questo carnevale, e nella persona della dottoressa Buarnè, della dottoressa Giannolo e del dottor Fratantoni, che ce li siamo trovati sempre a fianco e che in effetti hanno fatto di tutto per poter far riuscire questo carnevale, anche e soprattutto dal punto di vista economico. Questi erano i fondi che sono stati stabiliti per quest'anno. Con questi piccoli fondi questo carnevale abbiamo fatto e non abbiamo fatto morire. Desideravo anche ringraziare il signor Salvatore Milano e il signor Domenico Salemi perché sono stati i nostri grandi collaboratori offrendoci gruppo Piedati, i gruppi elettrogeni, la ditta Pipi di Palermo che ci ha offerto i costumi delle damigelle, Telespazio Imera che ha eseguito in toto, sempre, ogni giorno, ogni momento, la manifestazione con ampi servizi, tutte le scolaresche, tutte le scuole che hanno accolto il nonno e la nonna con grande affetto e con grande animo. Dicevo, la città, tutti, dai piccoli ai vecchi, ai grandi, ai meno vecchi, ai meno giovani, sono stati vicini a questo carnevale. Non dimentichiamoci anche coloro che, pur non divertendosi molto, hanno fatto sì che il carnevale sia riuscito, e cioè la forza pubblica, la polizia, i carabinieri e principalmente i vigili urbani di Termini Imerese. Non è un liscio abuso detto alla siciliana, ma è la verità. I vigili sono stati al nostro fianco e hanno fatto veramente miracoli per poter far riuscire questa manifestazione. Avete ascoltato questa musica, hanno collaborato con noi Radio Cacomo Centrale, faccio un po' di pubblicità, 97,500 stereo sarebbe quindi la sigla, o meglio la stazione dove andarla a cercare, il tecnico dell'impianto Giacomo Labua, Giovanni Calderone, e ringraziano anche i fratelli Stampa che hanno offerto e hanno dato la possibilità, presumo degli altoparlanti, di tutto, cioè quella struttura tecnica che ha permesso poter eseguire questa manifestazione. Sono finiti i ringraziamenti d'obbligo, non erano ringraziamenti fatti così con la mente, erano ringraziamenti fatti con il cuore, perché se non avessimo avuto i costruttori, i cittadini, le persone al nostro fianco, le scolaresche, la forza dell'ordine, i signori amministratori che amministrano la società, noi da soli non potevamo fare questo carnevale. Sta a voi, alla città, quindi poter continuare a darci la capacità e la possibilità di aumentare e di quindi poter portare questo carnevale agli antichi splendori. Gruppi appiedati. Noi avevamo fatto un bando di concorso e pensavamo che molti si sarebbero iscritti, purtroppo non abbiamo avuto una grande partecipazione di iscritti, alcuni poi si sono iscritti diciamo un po' fuori tempo massimo, alcuni di questi erano dei bei carri, dei bei gruppi, però siccome non si sono iscritti diciamo secondo le formule della legge nel tempo utile, sono da noi stati considerati fuori concorso. Uno di questi per esempio era il gruppo dei cavalli, con degli ottimi costumi, quello che avete visto esibirsi per primo, mi sembra che sia un gruppo della signora Pastorello. Poi un altro gruppo importante, bello, era il gruppo della Paolo Balsamo, ed infine il gruppo di Alongi Giuseppe. Sono dei gruppi che non hanno avuto la possibilità di iscriversi per tempo, quindi non sono stati considerati, non da noi perché noi volevamo tutti premiati, ma queste erano le regole diciamo del gioco, sono stati iscritti fuori concorso, hanno avuto delle piccole medagliette a ricordo, cioè, ma non è tanto il valore della medaglietta, è il valore della partecipazione di queste persone termitane che hanno sentito questo carnevale, che è un carnevale molto bello e che dobbiamo essere però nel futuro un po' più civili, cioè chiediamo alle persone che sono nei balconi di buttare solo stelle filanti e coriandoli, non così come in certi posti hanno buttato lattine di Coca-Cola,
hanno buttato delle mele, delle cose che poi diventano anche con la velocità con le quali arrivano delle, diciamo, dei proiettili in un certo senso. Ho questo malcostume che esiste di buttare queste vescichette piene d'acqua che seguiranno gli altri concorsi. Non fare per il gruppo Aperati così come era previsto il primo, il secondo, il terzo e il quarto premio, ma li abbiamo voluti fare tutti uguali, perché tutti uguali sono, sia per il modo, per l'anima che hanno profuso nel fare i costumi, e quindi li leggo. Un'altra comunicazione di Caltabiano: io desidero che il capogruppo si avvicini sul palco, non tutto il gruppo, chiaramente non abbiamo tempo, e riceverà quindi il premio. Baci Perugina della ADVS, una grande, grossa, con un grande impegno civile che è quello della raccolta del sangue. Quindi è anche un appello a tutti noi di dare il sangue, perché il sangue è la vita per gli altri. Un altro gruppo fatto da un'opera veramente meritoria, che è l'opera Don Calabria, è un'opera che aiuta veramente la gente bisognosa, cioè non bisognosa dal punto di vista economico, ma bisognosa di affetto, bisognosa di un certo calore che spesso non trova negli altri. E quindi questo è il gruppo I Pagliacci, ripeto, opera Don Calabria, una grande grossa opera meritoria. E poi abbiamo, leggo qui scritto, può darsi che sbaglio, è il gruppo di Galbo, Gli Alberi, oppure Ieri e Oggi, se il nome è sbagliato ditemelo, è giusto o è sbagliato? Oh, Il Giardino di casa nostra, e speriamo che sia un augurio che questi ragazzi possano fare diventare termini Il Giardino di casa vostra, con la speranza. La dottoressa Zaffuto. In effetti, vedete quanto i ragazzi sono veramente, nella gioventù c'è la verità. I ragazzi hanno detto che il giardino di ieri era migliore e migliore di quello di oggi. Quindi sta a noi, diciamo, o a voi classe dirigente, perché io fortunatamente mai sono stato classe dirigente, mai l'ho voluto essere, che facciano diventare la nostra città un giardino, ma un giardino di ieri come i ragazzi desiderano che sia. Gli altri gruppi sono saliti? A me dispiace quando si fanno delle premiazioni parlare del primo, secondo, terzo, quarto, quinto posto. Dipendesse soltanto da me, darei, diciamo, un premio uguale per tutti, perché tutti, chi bene e chi male, hanno lavorato con lo stesso animo, con lo stesso stile. Certo, c'è qualcuno che ha un po' più di esperienza, quindi lavora con maggiore capacità, c'è chi ha meno esperienza o meno tempo da perdere le carte, perché fare il carro non è un lavoro principale, ma lo si fa, come dicevo, nei ritagli di tempo, e quindi il carro lo fa un po' con una certa superficialità. Ma comunque un premio doveva pur essere dato e una classifica doveva pur essere fatta, e così è stato. La commissione che si è riunita poc'anzi ha stabilito quindi di dare un terzo premio ex equo a due carri che sto per nominare, con queste motivazioni: il carro Volate con noi sulle ali della fantasia di Giuca, per diciamo la lavorazione molto accurata, per i colori molto ben dati, ma purtroppo, ma questo dipende, diciamo, un po' da una certa inesperienza lavorativa, cosa che col tempo sarà superata, per una staticità del carro, nel senso che il carro ha pochi movimenti, quasi forse nessuno, però ha una lavorazione molto ben finita e molto ben definita. L'altro premio ex equo è La Bella e la Bestia di Bisesi, con molti movimenti, ricco di grandi movimenti, però con una lavorazione un po' appesantita e un po' non ben definita in certi personaggi. Queste che dico, le motivazioni, non sono delle critiche, cioè non vogliamo
offendere chi ha lavorato con amore, sono soltanto degli avvertimenti, in modo che nei prossimi anni si possa migliorare e quindi fare delle cose più accurate. Quindi io non vorrei che coloro i quali ascoltino come costruttori questo tipo di motivazioni si riprendano come delle cose personali. Non è un qualcosa che noi andiamo a dire hai fatto male, ti meriti 4, è soltanto un avvertimento in certi tipi di lavorazione, in modo che negli anni successivi questi piccoli dei possano essere, diciamo, tolti. Ecco il signor Bisesi. Lei fa parte quindi del gruppo Bisesi. Mi complimento con lei, affettuosità, e quindi il prossimo anno sempre con noi e per il bene di te. E la fattura dei pezzi singoli, il carro Disneyland di Vega. I movimenti e il complesso della costruzione, al carro arriva il genio di Bevacqua. Premia il grande carnevalaro della nostra città, la tradizione che non tramonta mai, il cavalier Ignazio Casamento. E adesso andiamo agli ammonimenti del nanno. Passo la parola al nanno, che un po' dall'oce tomba leggerà il suo testamento e lo leggerà con voce affranta. Do lettura. E allora, Ignazio Anello. Carro dei nonni. Scalisi, per favore, che andiamo a leggere e ora ti leggerà il suo testamento. Ecco qua, con affetto, al futuro di Termini, e speriamo che il prossimo anno sia migliore e che tutti voi siate al nostro fianco. Manca nessun altro, tutto a posto. E allora, per gentilezza, nonno, che faccia, la fai sentire la voce dell'oce tomba? Chi faccia delle critiche siano delle persone che lavorino al nostro fianco. Noi abbiamo bisogno di voi e voi in certo senso potete avere bisogno di voi. Quindi la Proloco è aperta a tutti i cittadini di Termini, in modo che se vogliono criticare, dare consigli, dare suggerimenti, siamo a vostra disposizione. Però non state al balcone a criticare, ma state al nostro fianco a combattere per il nome e per in modo che la nostra città sia così come volete. Da quattro, ricevuto dalle prove mani del nanno prima di schierare. Sono passati 115 anni, quando nasci vicino alla parrocchia, me pace un falegname di 30 anni, Memagi, casalinga e antica raggia. Appena fuori Riggio Furno Umano, Memagi mi tagliò e senza esitare disse a Memagi,
Ragucci un nome, lo chiameremo nonno Carnalevare. Passarono l'anni, i mesi e i orna, la vita era per mia una compagna, fino a quando mi mise già le corna lo pensiero di trovare una compagna. La cara uscì un giorno alla marina, un nero aiuto a fare una passiata, appena che mi vitti sta meschina, da faccia diventò pipereggiata. A così nasciva fitta come cuore, per 2 anni io ero all'azzambo, finché l'inne lo giorno un riparatore, che io e Aranna mi maritammo. A sera, quando fummo un tavoletto, pensando a 2 giorni lo siete mutare, fingivo forte Aranna già lo petto, ma chiude il gioco un po' d'arrivare. Capivo che per me era finita, in testa mi passò un certo momento di pensare per tutti i miei nipoti e scrissi a Carcarara un testamento. Prima di spartire tutti i miei marazzi, di terre ricchi e i case scorrucchiate, lo letto, arenalera, lo mazzo, l'immobile, le seggi scancarati, io che mi sento essere uomo giusto, da dire una parola di conforto, e dato che a mente a scuola posso fare, qualche consiglio vi volesse dare. Nipoti studentesse, vai a raccomandare, a pinna stilografica io va a cattare, a così si riprovviste di tutto l'occorrente e ogni da guidare i poveri studenti. Le signorine a sebbica, ci ne assai studente, vanno sempre a scuola, non si insegnano mai niente. Lava mente aperta e cucci la richiusa, ci piace ristudiare la grammatica capricciosa. Cu cerca lo suo compagno, cu cerca lo giovanotto, a scuola sa va fanno a serpentine o porto. A voi vi raccomando, padre e bambini cari, se girate corda longa o ne potete più frenare, i prezzi delle pisce sono arrivati ai stirri, sono non li possono accattare via del poverente, solo li possono accattare i grossi commercianti che sono i più ricchi e potenti. Lo stesso è la verdura, la frutta in generale, costa come se fosse le pasta reale, costa 2000 lire un parmo di cicciolo, o si può dire quasi a peso come l'oro. Per chi la fa la spesa da gente potiara, ci vuole una cartella che ne renara. Se dura ancora un mese e non ci pensa lo divino, li può finire a tutti come a un montopolino. I dolci e le gelate ci vogliono poroghisti, per i matrimoni e per certe feste. Domenica le mangi ti fanno boccaruci. E poi fa digerirle, ti fanno nettare uci, pensando a quanto costa un piccolo trattamento, senza bruciare lo stomaco e ti viene un scioglimento. Nipoti macellara, maestri di cuteggio, vi voglio fare stanno un bello discorseggio. La carne è troppo cara, sta vita non si può fare, è meglio che la testa visto a canciare. Le macchine la vite, le case le ardina, da cercate di scalare la carne di vaccina. Un povero ha diritto pure da stalla, un dico pure ogni mattino, ma almeno può vestire. Scalare qualche cosa da sti cosuzzi cari, in modo che la gente non possa bisognare. Sento tu dire, di dire pezzi grossi, 4 parole chiare e sostanziose, che è giunta l'ora di mollare l'osso, finivo tempo le cose fiduse. E nuovi governanti che verranno, ora che a marzo si fanno votazione, di cose giuste fare rincialanno per fare sollevare questa nazione. E a tutti questi politici romani che portano un docelo continente, la divassero buoni siciliani prima di giudicare le delinquente. L'ultima cosa io voglio lasciare, perché a tutti voglio accontentare, palazzi, terreni, vigne e sepoltura, vi lascio comitato come chiusura. Però ci raccomando di non si scordare e pensare fin da giorno per fare valianare. A tutti i maestranti, dai carri col suero, un mese e mezzo facendo sacrifici, un grande grazie voglio dire sincero e un applauso chiedo a tutte le menesi.